Dopo tante polemiche da parte di istituzioni e di comitati civici che ne richiedevano l'adeguamento strutturale, finalmente una buona notizia per Palazzo Iadopi a Isernia. È stato infatti pubblicato sul sito della Regione Molise il bando di gara per l'affidamento dei lavori per il rifacimento dello storico edificio esernino. Si tratta più precisamente dell'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi di recupero e valorizzazione del palazzo per un importo di 2 milioni di euro finanziato con fondi europei. Il bando detta pure i tempi, 45 giorni per la progettazione e 450 giorni per la consegna delle opere un punto di arrivo che ha richiesto negli anni innumerevoli passaggi burocratici e altrettante proteste e sollecitazioni da parte della comunità e delle forze politiche ad esprimere soddisfazione per la pubblicazione del bando l'esponente dell'opposizione al comune di Sernia e il vicepresidente del consiglio Giovan Carmine Mancini che ha a lungo seguito la vicenda nel tempo diversi soggetti attivi sul territorio hanno sollecitato gli interventi per restituire alla città di Sernia lo storico palazzo Destinato dapprima ad ospitare i locali della regione Molise, poi a diventare sede della cultura. Il palazzo, che risale al XVIII secolo, oltre ad essere di interessante pregio architettonico, conserva tra le sue mura eventi storici molto particolari, legati al parlamentare dell'epoca Stefano Iadopi e alle battaglie nel periodo dell'unità d'Italia. Teatro di trattative tra i Garibaldini e la Corte Reale fu incendiato e ai balconi che affacciano su Piazza Garducci furono appese le teste dei sette Garibaldini uccise dalle truppe borboniche. Un risultato che onora l'intero Molise, ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Roberto Di Baggio. È stato un percorso faticoso, difficile, ma che finalmente vede la luce. Un lavoro che consentirà alla città di Sernia di porre fine ad un periodo in cui l'incuria, l'abbandono e il degrado hanno padroneggiato tra le mura di un palazzo storico.